Questo provvedimento, questo accordo nasce da un'esigenza forte del mondo dello sport, dilettantistico, del calcio, di mettere a norma e di rifare i carpi in erba sintetica dei campi. E la graduatoria, l'elenco delle priorità e delle urgenze è stato stilato dalla Federazione Gioco Calcio, dal suo presidente regionale, e questo è l'elenco, la graduatoria che noi come ente abbiamo seguito. Il provvedimento nasce da un input forte di Regione Liguria, da una scelta importante di destinare 1 milione di euro del suo fondo strategico proprio per la messa in sicurezza in termini di impiantistica. Questa operazione di 1 milione di euro ha creato sostanzialmente un volano ed è arrivata oggi in porto con questo accordo. Ma è una giornata storica per la nostra città, che grazie al lavoro fatto in questi mesi con la Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Gioco Calcio, Regione Liguria, siamo riusciti ad arrivare a una giornata storica, perché risorse importanti verranno destinate a molti campi da calcio, e 6 all'inizio, ma contiamo nel prossimo anno di realizzare anche gli ultimi 3. E altri 4 campi verranno realizzati grazie alle risorse del governo, sul ponte, sul campo del Morgavi, di Cornigliano e di Borzoli e di Via dell'Acciaio, che si stanno concludendo i lavori in questi giorni. Questo è un grande risultato per il mondo calcistico della nostra città. Dopo la firma dell'accordo di oggi sarà steso il programma esecutivo e partiranno le gare di appalto. Noi ci auguriamo, e incrocio le dita, che per settembre, alla ripresa dei campionati, se non tutti ma almeno la stragrande maggioranza degli impianti siano messi a posto. Voglio anche ricordare che alcuni di questi impianti, e questo è un merito esclusivo del Comune, saranno anche, come posso dire, sistemati per quel che riguarda alcune opere, non solo relative al terreno di gioco ma anche alle tribune, agli spogliatoi e quant'altro. Non un mero finanziamento, ma un esempio di collaborazione pubblico-privato. Sì, è proprio questo il valore dell'accordo che abbiamo siglato oggi, che in via sperimentale vede il pieno coinvolgimento delle società di calcio attuali concessionarie dei nostri impianti sportivi, del Comune e della Regione. È un metodo importante di condivisione di obiettivi che stanno a cuore all'amministrazione. Sappiamo quanto è importante intervenire sull'impiantistica sportiva. Saranno le società ad appaltare e gestire i lavori, il Comune finanzierà, le società dovranno rendicontare al Comune e il Comune supporterà le società con le proprie strutture tecniche dei lavori pubblici e della stazione appaltante.